Davide Biraschi nasce nell'estate del 94, esattamente il 2 luglio. Difensore forte fisicamente, gioca prevalentemente centrale, anche se all'occorrenza può essere schierato come terzino destro. Nasce a Pomezia, calcisticamente parlando, nel Lazio, e le sue prestazioni saranno talmente buone da costringere il Grosseto, squadra che al tempo militava in Serie B, ad accaparrarselo. Da quando arriva nelle giovanili del Grosseto a quando debutta in prima squadra in Serie B passa appena un anno. È il 12 maggio 2012 e a Modena si gioca Modena-Grosseto. Seguirà il Grosseto anche in Lega Pro, salvo fare 3 partite con la primavera della Sampdoria nel torneo di Viareggio e poi spostarsi definitivamente all'Avellino. È nella squadra campana che Davide Biraschi si conferma, diventando super titolare nel 2015 e facendo parlare di sé. Il Genoa lo prende nel 2016 in prestito con obbligo di riscatto e il suo debutto in Serie A avviene contro la Juventus, che poi diventerà campione d'Italia nella vittoria da parte del Genoa per 3-1. Se la prima stagione non è del tutto fortunata a causa di un infortunio al polpaccio, con Ivan Juric ha trovato la sua definitiva consacrazione, giocando nel ruolo di centrale destro. Ad oggi, con Davide Ballardini prima e con Nicola poi, è titolarissimo della difesa rossoblù. E quest'oggi, per voi, ho deciso di fare 2 chiacchiere con Davide Biraschi. Ragazzi, vi invito a lasciare tantissimi mi piace qui sotto, perché qualora lasciaste tantissimi mi piace qui sotto, molto presto vi porterei una nuovissima intervista per quanto riguarda il mondo del calcio con un altro uomo di calcio, calciatore, giornalista, e quindi lasciate tantissimi mi piace e soprattutto vi invito a lasciare una domanda qua sotto, perché qualora quella domanda mi interessasse, io la ritenessi interessante, la andrei a fare per voi ad un calciatore settimana prossima, e quindi commentate qua sotto. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Settimana scorsa vi ho portato l'intervista con Manuel Pasquale e questa settimana andiamo a fare 2 chiacchiere con il centrale di difesa del Genoa, Davide Biraschi. Innanzitutto voglio ringraziare Davide per aver accettato di partecipare a questa intervista. Ciao grande Simo, come stai? Tutto bene? Tutto bene. Tu come te la passi? Sto coronavirus, che dici? Che sta a fa? Beh, sicuramente mi sto allenando, sto trovando diciamo anche dei nuovi esercizi che non ho mai fatto, anche utilizzando ovviamente bottiglie d'acqua e queste robe varie. Poi mi sono comprato anche un Tapirulan per questo periodo, quindi sto correndo diciamo tutti i giorni. Non faccio tantissimo, però cerco di tenermi in forma, perché ovviamente non si sa se ritorna al campionato. E poi ci sta lei, la PlayStation, che mi fa passare tantissimo tempo, quindi sicuramente anche quella è una grande arma per far passare questo brutto periodo. Senti, ma per quanto riguarda il campionato, pensi possa riprendere, come possa riprendere, cosa si dice lì? Ovviamente adesso non sappiamo ancora niente, stiamo aspettando notizie, però sicuramente adesso ci sono cose molto più importanti a cui pensare, e quindi niente, sicuramente a tutti farebbe piacere la ripresa del campionato, però ovviamente ci dovranno stare tutte le accortezze possibili, ci dovranno stare tutti i presupposti possibili, e quindi aspettiamo notizie. L'importante adesso è risolvere questo grande problema che c'è nel nostro paese e anche nel mondo, e speriamo potrà andare tutto per il verso giusto. Ok, mettiamo che il campionato riparta, la migliore delle ipotesi, quindi vuol dire che non ci sono più problemi. Dove arriva il Genoa? Ovviamente se dovesse riprendere il campionato, spero che il Genoa continui a fare le grandi cose che ha fatto nelle ultime partite. Eravamo in un grande periodo di forma fisica, veniamo da ottimi risultati, quindi speriamo di continuare su quella linea e ovviamente prendere subito al più presto la salvezza che ci meritiamo. Per quanto invece riguarda la PlayStation in questo momento è fondamentale, direi, no? Che almeno passiamo anche un po' di tempo. Gioco tantissimo a Call of Duty, mi piace proprio tanto, poi ho tanti amici che giocano, anche i compagni di squadra, Sturaro, Crescito, giochiamo anche insieme. E a FIFA non giochi? A FIFA gioco poco, gioco soltanto quando ho ospiti a casa, quando vengono dei miei amici che vogliamo fare delle partite qua, gioco. Però online non gioco quasi mai. L'anno scorso giocavo di più, però appena ho scoperto Call of Duty mi diverto di più. Adesso vorrei che mi raccontassi un aneddoto divertente che ti è successo da quando giochi a calcio, una cosa pazzesca. Una cosa che sicuramente ricordo diciamo più per la paura, perché 4 anni fa mi successe che non mi svegliai la mattina per andare all'allenamento e mi ha preso un colpo la mattina, sai, ero appena arrivato al Genoa, non mi ero svegliato, mi sono preso un colpo, 200 chiamate mi sono arrivate dai miei compagni di squadra, e poi alla fine sono stati anche bravi perché quando sono entrato mi hanno
l'avevo nascosto, mi hanno fatto cambiare veloce e sono andato subito al campo. Sono entrato subito in campo perché di solito devi stare almeno un'ora prima al campo, sai, un po' ognuno ha le sue regole. Sono arrivato un minuto prima che iniziasse l'allenamento e niente, mi sono vestito velocemente e sono entrato dentro al campo come se non fosse successo niente. Poi, ovviamente ho pagato la multa alla squadra, però l'importante è che non lo sapessero diciamo lo staff e tutti, perché avrei fatto una bella figura di merda. Ultima domanda, giochi al fantacalcio? Ti prendi? Ti sei mai preso? Che ne pensi? Dici qualcosa sul fantacalcio? No, non ho mai giocato al fantacalcio, però lo conosco bene anche i 200 messaggi che mi arrivano la domenica. Se gioco bene mi arrivano 200 messaggi di complimenti, se gioco male invece 200 messaggi di insulti proprio pesanti, però dai, ne gioco anche quello. Quindi regà, avete imparato la lezione di oggi? Non bisogna insultare la gente per il fantacalcio. Giochiamo al fantacalcio e facciamo i complimenti a chi dobbiamo farli, ma non potete stargli addosso, dai, è su. Pensate che dall'altra parte ci sono persone vere, non è che siamo in un videogioco, non è che è FIFA. Detto questo ragazzi, io ringrazio enormemente Davide per aver accettato di partecipare a questa intervista. Lasciate tantissimi piace qui sotto per un altro video di questo tipo. Ragazzi, in descrizione vi lascio, qualora voleste dargli un'occhiata, il profilo Instagram di Davide Biraschi. Mi raccomando, andate a seguirlo in tantissimi, mi raccomando, andate a seguirlo. Iscrivetevi al mio canale qualora non l'aveste già fatto. Grazie per aver visto questo video. Buona ciao all'Alene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.